Festival di Sanremo 2024. Chi vincerà secondo gli scommettitori? Amadeus ha annunciato ormai da qualche settimana i nomi dei big che si sfideranno sul palco dell'Ariston in questo Festival di Sanremo 2024. Come detto dal conduttore, quest'anno saranno tutti ospiti, e diventerà quindi meno importante il concetto di vittoria. Questo perché il direttore artistico ha scelto i nomi più famosi della musica italiana. Questo, però, non significa che non ci sarà un vincitore, e come ogni anno il pubblico si divide e già si prepara ad eleggere la canzone più bella di questa edizione. In particolare, gli scommettitori stanno già facendosi sentire, puntando sui cantanti che potrebbero avere una maggiore probabilità di vittoria. Ebbene, al momento la più quotata per il trionfo finale è Alessandra Amoroso. La famosa cantante, ex volto di Amici, è alla sua prima esperienza nella manifestazione canora e potrebbe essere proprio lei ad alzare la coppa. La sua vittoria è quotata a 4,50 dai bookmaker, quindi significa che il suo trionfo viene ritenuto probabile. Saliranno sul podio insieme a lei, sempre secondo le scommesse, anche il rapper napoletano Geolier, che ha riscosso un grande successo al di fuori del festival in questi ultimi mesi, e i Negramaro. Il ritorno di questi ultimi è attesissimo e i loro numerosi fan potrebbero portarli alla vittoria. Al di là dei Negramaro e di Geolier, i nomi che sembrano essere più probabili per la vittoria finale sono tutti femminili. Secondo gli scommettitori, per la prima volta dopo tanti anni la vittoria di Sanremo potrebbe tornare in mano ad una donna. Tra i nomi più quotati per la vittoria, oltre a quelli indicati, c'è per esempio quello di Annalisa. Quest'ultima è reduce da diversi successi che hanno ottenuto consensi anche all'estero, come Mon Amour e Bellissima. Potrebbe esserci spazio sul podio anche per Angelina Mango, con una quota di 7,50, che dopo l'esperienza di Amici ha continuato a convincere il pubblico con i suoi nuovi brani. Anche su Loredana Bertè sembrano essersi create grandi aspettative soprattutto dopo l'ascolto della canzone da parte della stampa. Il Festival di Sanremo 2024 potrebbe essere quindi vinto da una donna. Nel frattempo Mahmood, che ha trionfato in tutte le edizioni a cui ha partecipato, non sembra essere considerato un vincitore molto probabile, con una quota di 10. Probabilmente non ci si aspetta quindi una terza vittoria dal noto cantante. Voi che cosa ne pensate? Seguirete questo Festival di Sanremo 2024 e secondo voi chi vincerà? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.